Ciao, io sono Gana e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo dell'AirPods 2. Iniziamo con l'unboxing. Allora, la scatola essenzialmente si presenta come quelle di prima generazione, semplicemente qua abbiamo la scritta AirPods Wireless Charging Case che differenzia appunto la scatola e poi anche il fatto che qua non c'è il cavettino, il cavo Lightning appunto raffigurato. Andando a vedere la scatola, quello che troviamo appunto è il manuale, non è un troll, semplicemente insomma come Apple ci ha abituato. Quindi la monolistica in realtà, cioè, non è che ci interessi qui tanto, però ecco, sicuramente abbiamo insomma, le istruzioni che sicuramente tutti leggeranno, ma insomma ecco, mancano in realtà i sticker della mail, insomma quelli purtroppo insomma, se ne sono scordati, questa volta non hanno voluto metterli. Andando invece alla parte che ci interessa, qua abbiamo le nostre cuffie che momento catartico. Che in questo caso ho voluto personalizzare appunto andando a incidere il mio nome e cognome, appunto come potete vedere, e qua c'è il foro appunto che le distingue, diciamo, ecco, visivamente da quelle di prima generazione. In realtà posteriormente questo piccolo gancetto insomma qua è di un colore diverso rispetto a quelle precedenti e il tastino qua è, diciamo, in una posizione superiore rispetto all'altro. Andando chiaramente ad aprire questo cofanetto, cosa abbiamo? Le cuffie, eccole qua, insomma, esteticamente queste sono invece identiche a quelle di prima generazione e insomma, essenzialmente se le andassimo a mettere in un altro case sembrerebbero proprio quelle, diciamo, precedenti a tutti gli effetti. Cuffie che ovviamente hanno la dicitura left e right, in basso qua è LR, e che ovviamente tramite questo piccolo foretto qua, insomma, capiscono quando le andiamo a indossare. Infatti se io le vado a indossare esattamente in questo momento, voi non potete vederlo ma io l'ho appena fatto, sento insomma il rumorino che mi fa capire che le ho indossate. Le vado a riporre qua perché insomma non è questo il momento. Inoltre, andando ad aprire la scatola in fondo, abbiamo chiaramente il cavo di ricarica, che però in questo caso diciamo ci servirà, ma in realtà poco, perché ovviamente queste cuffie si ricaricano wireless, come appunto andrò a specificare meglio in queste prime impressioni insomma che posso dare dopo qualche giorno di utilizzo. Provo questa AirPods già da un paio di giorni, quindi posso dirvi le mie prime impressioni, non sono nella recensione appunto, ma diciamo le prime impressioni già posso darvele. Sicuramente non ci aspettavamo ecco un modello che rivoluzionasse quelle prima generazione, però secondo me le piccole migliorie, seppur piccole, ecco, sono ottime, sono veramente interessanti, a partire appunto dalla funzione Siri, che può essere veramente diciamo utile quando magari abbiamo le mani impegnate, non possiamo andare a prendere il nostro iPhone o anche banalmente fare il doppio tap nella cuffia. Possiamo richiamare Siri semplicemente appunto in questa maniera, spero di non averla attivata nei vostri dispositivi. Chiaramente diciamo questo velocizza un po' ecco le nostre azioni, le nostre richieste a Siri quotidiane. Poi ecco la ricarica wireless sicuramente è molto utile, ma nulla appunto chiaramente di rivoluzionario, insomma la ricarica wireless ormai è un po' uno standard dei dispositivi tecnologici, però una cosa che mancava a quelli di prima generazione, ora appunto basterà appoggiare la basetta insomma andando in ricarica, e ora appunto il foro appunto che ci indica la loro ricarica è appunto esterno. Poi ecco, ora arriva la possibilità di incidere il nostro nome, insomma quello che vogliamo, chiaramente ecco se l'acquistiamo sul sito online, ho fatto incidere il mio nome e cognome, insomma per più personale di così non si può. E poi ecco, a livello tecnico diciamo ecco le cuffie non sono cambiate più di tanto, la qualità dell'audio secondo me è leggermente migliore come volume, cioè sento un pochino più potente, però può essere anche solo così un effetto, insomma ecco, un'impressione insomma falsata solo perché sono nuove, ecco, quindi da questo punto di vista, anche perché comunque Apple non ha detto nulla a riguardo. Invece chiaramente il nuovo chip H1 sicuramente si fa sentire, perché si connettono molto più velocemente, è proprio quasi istantanea, e soprattutto la velocità migliorata l'ho notata specialmente quando si passa da un dispositivo all'altro, passiamo dall'iPhone all'iPad, è veramente una cosa di pochissimi istanti, invece con quelli di prima generazione appunto il tempo richiesto era maggiore. Poi Apple assicura anche il 50% di batteria in più per quanto riguarda la conversazione, quindi le cuffie dovrebbero durare di più. Questo secondo me è un interessante valore aggiunto, perché al telefono in effetti non duravano moltissimo, ecco, cioè duravano, ma se non sbaglio dopo un'oretta e mezza, due ore, insomma non ricordo bene, ma comunque non duravano molto. E poi sicuramente il Bluetooth 5.0 fa la sua figura, però anche quelli di prima generazione non andavano male da questo punto di vista, quindi il raggio d'azione magari è stato sicuramente ampliato, ma in realtà quelli di prima generazione hanno ricevuto un aggiornamento software recente, la versione 6.3.2,
che comunque amplia anche lì a livello software, migliora insomma la recensione, quindi alla fine sono quasi alla pari. Quindi alla fine la domanda, diciamo, ci sta: vale la pena acquistare queste AirPods se vengo dalle AirPods di prima generazione? Questa non è una recensione, però posso già dirvi la mia. Sicuramente, diciamo, ecco, non sono un modello rivoluzionario, già questo l'ho detto. Le piccole, diciamo, chicche e punte aggiunte comunque sono molto interessanti. Se avete acquistato comunque delle AirPods, diciamo, di prima generazione, un mese fa, tre mesi fa, ve le hanno regalate, non vale assolutamente la pena. Se però il vostro modello è del 2016, cioè se le avete acquistate nel 2016, quando effettivamente sono uscite, come ho fatto io, in quel caso allora magari ci potrebbe anche stare un upgrade che, diciamo, alla fine andrebbe anche a migliorare la batteria delle vostre cuffie, che ormai sarà sicuramente usurata. Potete anche acquistare solo il case con ricarica wireless a 89 euro, però è un prezzo esagerato solo per il case. Alla fine, se proprio volete comprarle, comprate case e cuffie nuove, magari insomma aspettando pure un mese in più per accumulare un pochino più di soldi, insomma alla fine avete tutto il pacchetto nuovo. Quindi questa è chiaramente una vostra decisione, però personalmente, diciamo, ecco, in base alla quantità di tempo, ecco, che è passato da quando avete acquistato quelle di prima generazione, potrebbe valerne assolutamente la pena. Comunque, noi ci rivediamo e parleremo di nuovo di queste cuffie nella recensione che arriverà presto, sempre su questo canale.